Va ora in onda Indovina chi viene in radio. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da parte di Antonio Romano, consueto ospite di turno quest'oggi. Sono contento di averlo qui, peraltro lui è già passato qui ai microfoni di Radio Amore. È un giovane però veramente di grande talento, ha una voce bellissima, mi piace tantissimo, ma prima di dire altre cose che poi diremo nel corso di questo colloquio che avremo, ve lo presento, lui è Andrea Sannino. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti e ciao a te Antonio, è sempre un grande piacere essere qui. Perché... Benvenuto qui a Radio Amore. Grazie, Radio Amore poi è la radio del sentimento, quindi già il nome mi piace. Indubbiamente, è una radio che voglio dire perlomeno ti porta verso un sentimento, verso un valore che negli ultimi tempi insomma si sta perdendo, per cui è sempre bene tenerlo bene in piedi. Tu lo fai attraverso le tue canzoni che sono belle, piene di sentimento, e mi piacerebbe raccontare un attimino la tua storia. Sai che io di solito faccio interviste con artisti più diciamo di lunga navigazione, più anziani diciamo così, di grande carriera però sei per me ben augurante, capito? Certamente significa che ti auguro per molto tempo. Esatto. È ben augurante anche per me. Dunque, la cosa bella che io sostengo, ma veramente lo sostengo con forza, che a Napoli ci sono una marea di talenti, per cui effettivamente la canzone napoletana, comunque la si voglia ascoltare, comunque la si voglia interpretare, avrà sempre un suo perché questi ragazzi si presentano bene. Io non faccio una critica, che voglio dire, chi mi conosce bene sa che un certo tipo di canzone napoletana non mi interessa, diciamo è qualche cosa che va fuori dalle mie corde, per cui che faccia la sua strada, è una qualche cosa che non si incrocia con la mia. Però mi piace presentare, ecco, ragazzi come Andrea Sannino, perché loro hanno un canto bello, lui è tecnicamente bravo veramente. Grazie. Pulito, e c'ha già una bella carriera alle spalle, e secondo me è uno che sicuramente è votato al successo, che gli faccio questo augurio. Grazie. Con grande piacere. Doppio augurio, grazie. Doppio auguri. Tu hai diviso però fino alla carriera, fino ad oggi, tra il teatro, che in effetti sì, ecco, sì, il che teatro è la mia praticamente seconda passione. Io dico sempre, certo, che ho un amore che si chiama musica e un amante che si chiama teatro. Quindi... Ecco, questa amante in effetti ti ha svezzato in maniera molto, diciamo, importante, perché tu sei transitato in quella che, voglio dire, forse la regina delle pièce teatrali napoletane, cioè sì. Scugnizzi e c'erano altre. Quindi tu hai Scugnizzi è tutto un mondo che poi musicalmente appartiene ad un maestro che, a mio avviso, insieme a Pino Daniele hanno fatto le due grandi scuole della napoletanità musicale, che è Claudio Mattone. Ecco. E quindi iniziare con lui per me è stato un grande onore innanzitutto, ma anche una grandissima opportunità di assorbire quelli che sono veramente i valori, come dicevi prima, dell'essere napoletano. Assolutamente. Quindi al di là dei generi, perché comunque oggi è più un pregiudizio quando uno ascolta. Mi capita spesso, Antonio, che magari quando dici che canti in napoletano, specie a nord, spesso identificano il napoletano, cioè questo appellativo, a un tipo di musica che in realtà non ci appartiene, è per storia, è per cultura. Assolutamente. Forse paghiamo dazio magari a qualche cantante che si permette di fare un po' di musica trash, che però, voglio dire, esiste a tutti i livelli, a tutte le lingue. Sì. Non è che il napoletano di per sé rappresenta la musica trash. Sono d'accordo con te. Sai che cos'è? Io faccio una divagazione molto breve, tu sarai d'accordo con me. Il problema serio di quel genere musicale è che a volte si porta a divinizzare delle situazioni che non possono essere divinizzate. Cioè, non può essere che, voglio dire, lo spacciatore diventa eroe. Insomma, voglio dire, l'ha fatto De André, ma con i suoi, voglio dire, distinguo, insomma, che lui pigliava l'emarginato, ma qua non parliamo più di emarginato, ma coloro che invece emarginano le persone, esatto, per bene. Allora chiudiamo. Parliamo di un'esaltazione, certo. Allora, chiudiamo il discorso e invece parliamo di te e della tua bella musica. Tu hai cominciato ovviamente giovanissimo, abbiamo detto, hai fatto... Scugnizia, avevo 24 anni, ecco. Mi fu dato questo ruolo importantissimo, ricordiamolo, già fatto dal grande amico, che poi è diventato un grande amico, che è Sal Da Vinci, e quindi immagina me a 24 anni sostituirlo in uno spettacolo di record, perché... Mattone ha vinto il David di Donatello, ha vinto il premio Eti come biglietti più, sì, ha venduto sì, più biglietti si quell'anno. Più biglietti, esatto, quindi per me fu un grande, una grande responsabilità, però mi ha insegnato tanto, capito? Oh, quindi... E tu hai proseguito con questo rapporto con Sal Da Vinci, anche con Siani, che ne fu la regia, perché state portando avanti un'altra commedia teatrale, insomma, di grandissimo successo. Anzi, io ti faccio una domanda. Sì. Com'è possibile che, diciamo, una rappresentazione di questo tipo, che ha fatto un sold out per mesi e mesi, insomma, un teatro che si chiama
museo, non il teatrino, sì, di pupi. E poi a un certo punto si ferma, ecco, voglio dire, io avrei immaginato che venisse accolto nei più grandi teatri delle più grandi, sì, città, perché voglio dire, non può essere un fenomeno legato solo, no, alla città, assolutamente, di guarda, mi hanno raccontato in breve la storia di quando è nato Scugnizzi nel 2002, no? E Scugnizzi è nato a maggio, quindi a fine stagione a teatro, per poi riprendere, e non andò, tra l'altro non andò nemmeno benissimo il, sì, primissimo mese, però iniziò magari per poi riprendere l'anno dopo con una tournée a livello nazionale. La stessa cosa credo l'abbia pensata la Tunnel, però, sì, magari non si aspettava che poi la gente rispondeva così, nel senso che era un primo anno, una prima prova per questo musical, ma nessuno si aspettava, veramente, come dicevi, ci sono stati 2 mesi di sold out, quindi e a quel punto fatto 2 spettacoli al giorno, addirittura a volte anche 3 abbiamo fatto mattinata, pomeridiana e serale, insomma, quindi nessuno se l'aspettava, io un po' sì, perché comunque c'era il nome che era una garanzia di Alessandro Siani, c'era un nome grandioso nel panorama dei musical napoletani che era quello di Sallo, quindi era preventivabile, però hanno fatto bene a camminare coi piedi di piombo, quindi magari hanno iniziato in sordina, restando all'Augusteo, abbiamo fatto l'Augusteo, abbiamo riaperto poi un teatro importantissimo che è il Politeama, sì, e poi stiamo riprendendo quest'estate, ecco, parliamo che adesso ricominciate, quindi... esatto, dall'8 luglio saremo a Belvedere di San Leucio e poi dal 15 luglio ritorniamo qui a Napoli a Castel Sant'Elmo. Una location d'incanto che è Castel Sant'Elmo. Torniamo a te e al, sì, canto. Tu sei qui non solo per parlare della tua carriera, ma anche per lanciare il tuo nuovo singolo. Sì, sì. Ecco, finalmente. Io dico, sai, quando dici nuovo singolo equivale sempre perché magari c'è uno vecchio alle spalle. In realtà, io lo identifico veramente come un bivio molto importante della mia carriera, perché è la prima volta che lavoriamo a un disco, seriamente a un disco, a un album. Ho avuto la fortuna di incrociare sulla mia strada degli autori importantissimi che hanno poi accettato di fare la direzione artistica del mio album, e parlo di Pippo Seno, sì, famosissimo chitarrista e autore napoletano, e Mauro Spenillo, già noto come Socio M di Principe e Socio M. Sì. Con loro stiamo scrivendo un album che sarà edito dalla Zeus Record, con la produzione di Tony Polito, che è un'altra grandissima persona che ho incrociato sul mio cammino. Sì. Insomma, il concatenarsi di questi fattori ha fatto sì che il 25 giugno è uscito questo primo singolo, quindi di 14 inediti, che si chiama Abbracciam, sì, scritto da me e Mauro Spenillo, e che devo dire sta riscuotendo, è stato lanciato in esclusiva per i primi 3 giorni, quindi fino a lunedì, da fanpage.it, e ha fatto tipo 15.000 visualizzazioni e 3.000 condivisioni, insomma sono numeri che per me, si comincia io bene, non sono abituata ai milioni di visualizzazioni, quindi per me sono numeri importantissimi che mi danno ancora più spinta per affrontare poi il disco. Diciamo la verità, oggi poiché di dischi non se ne vendono veramente pochi, esatto, è evidente che la visualizzazione in una certa qual maniera, esatto, è che una forma di variante, insomma, della, sì, vendita del, sì, disco. Anche se, insomma, a me piaceva magari restare come eravamo prima, nel senso dovevi che nascere qualche anno fa, nel senso, certo, lì contavano le copie vendute, la gente poi ascoltava, certo, realmente il disco, assolutamente, invece oggi, sì, magari fai click, ascolti 20 secondi e poi già è becca la diciamo canzone. Io ti posso raccontare che negli anni 60, insomma, quando ero ragazzino, quando si comprava un 45 giri lo mettevi sistematicamente sul giradischi fino alla paranoia, ma che bello, poi, però, sto coso si sentiva continuamente, poi c'erano i jukebox che lo diffondeva, non c'erano produzioni così costanti, diciamo, e abbondanti, per cui quando Morandi cacciava, esatto, un 45, esatto, giri, era successo, pensa che quando vendevano 300-400.000 copie era un fallimento perfettamente. Che tempi! Erano altri tempi. Tu a quei tempi però secondo me avresti trovato una bella colorazione, perché c'è una voce che io considero universale, cioè è una voce molto, grazie, bella. Complimento bellissimo questo, perché invece io spesso immagino, nel senso mi sento molto invece napoletano. Ti avrei visto frontemente di qualche gruppo degli anni 70, guarda, ma che bello. Il tipo di voce che si sarebbe prestato anche a quel tipo di genere musicale. Però stiamo al 2015 e quindi è giusto che Andrea Sannino sia Andrea Sannino. Grazie. Senti, e adesso quali sono, ecco, a parte diciamo questa fase discografica, sì, la fase in cui tu ti confronti col pubblico, quindi al di là di Stelle a Metà, quali altre occasioni avrai? Quanto, sì, pensi? In pratica con Stelle a Metà avremo un periodo di fermo teatrale per riprendere sicuramente poi la stagione prossima, e quindi in quel periodo purtroppo mi dice al di là del disco, in realtà sarà tutto legato al progetto disco, quindi faremo una serie di live in dei teatri qui in Campania, partendo anche dalla mia città
che è Ercolano, comunque l'Interland Vesuviano, e poi venire qui a Napoli e presentare in varie serate teatrali, perché comunque voglio abbinare quella che è la musica, ecco, sempre al teatro, e presentare il disco a teatro facendo un vero e proprio repertorio che vada a comporre un recital. E quindi nei quattro mesi che anticiperanno il Natale ci saranno qualche... Ci saranno delle novità, qualche insomma, data, qualcosa che bolle in pentola. Detto questo, io prima ti chiedevo in privato, perché mi ero incuriosito qualche tempo fa, ascoltando una tua canzone che era un classico del cantautorato italiano, Senza Fine, però cantata in napoletano. Mi incuriosì tantissimo, non sapevo chi fossi tu a cantarla, però mi dissi tra me, ma sto ragazzo è proprio carino, simpatica, ad aver fatto questo tipo di, diciamo, di... come chiamarla, di evoluzione al contrario, perché di solito la canzone napoletana che viene tradotta, io ho avuto ospiti recentemente, la cantante che la canta in francese, quello che la canta in brasiliano, insomma, certo, però sentire un napoletano che canta in napoletano la canzone italiana è un fatto unico. Ma che guarda, ti auguro, hai centrato proprio la questione principale per cui ci è venuta questa idea, sempre con Mauro Spenillo, perché praticamente abbiamo sempre ascoltato, come dicevi, brani che magari dall'italiano o dal napoletano venivano tradotte in altre lingue. Invece io ho classificato, ho capito con gli anni e l'ho assorbita, poi l'UNESCO ce ne ha dato la certezza che il napoletano è una lingua. È una lingua. Quindi ho voluto fare questa prova per una questione di musicalità, nel senso che spesso sai benissimo che alcuni autori napoletani, quando scrivono dei brani, scrivono nel finto inglese, no? Per sentire i suoni, la musicalità, che l'italiano purtroppo non si presta tantissimo. È vero. E io credo che questo potenziale, questa grande capacità comunicativa ce l'abbia anche il napoletano. Pensa che il napoletano, da uno studioso proprio di lingua, è stata definita la seconda lingua al mondo da un punto di vista musicale. Cioè, dopo un dialetto cerotti. Guarda, io ieri ho imparato una cosa, ringrazio un giornalista che me l'ha detta, non la conoscevo, che un giornalista canadese, cioè quindi canadese a tutti gli effetti, che non parla italiano, ha scritto un libro in napoletano. Bellissimo. È una cosa assurda, perché lui è venuto qui a Napoli, è rimasto folgorato dalla città e dalla lingua napoletana, che ha scritto un intero libro sulla storia di San Severo e della magia che avvolge quel luogo in lingua napoletana. È una, quindi cosa, è una bellissima, cosa bellissima questa che racconti, veramente. Io ti faccio i migliori auguri per la tua carriera. Grazie. Ti aspetto qui non appena hai cose nuove da dire o da raccontare, sai che i microfoni di Radio Amore per te sono aperti e saranno sempre aperti. Grazie mille. Ti ringrazio di essere stato qui, ti faccio gli auguri veramente. Ceverimma a loro, lo dico in napoletano, va bene? Ceverimma, allora vagliù, in bocca al lupo al nostro Andrea Sannino. Ciao da Antonio Romano e alla prossima, ciao. Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose sti cose tu sai, non so buona le fa. Chi non tiene coraggio in da vita non suona, o posso le perdere. E perciò si sta in calle capite, cos'onna mi sei tu. Ma sono innamorata di te, so pazze te, so pazze te. Stai da renne e te fai giù vicino, ma vasi prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Se tutto tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che da Gesù nata, che mi scedava ma non stivo qua. Quante cose si pensano a volte prima di poter dire ti voglio bene. Ci fa quasi paura a pensare che ti può innamorare a così rinda un attimo. Com'è bella cantare una canzone per te,
mentre in mano si cercano. E si sbaglia le parole, non succede niente, ti guarda e torna a inventare. Ma sono innamorato di te, so pazze te, so pazze te. Stai da renne e te faccio vicino, ma vas prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi siamo forte. Se tutto tempo che è passato è tempo perso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. E tutte le volte che da Gesù nato, che mi scedava ma non stivo qua. Quando parlava la felicità. Avete ascoltato Indovina chi viene in radio. A risentirci al prossimo ospite.